thinking about him. And would he understand if I told him how I feel about him? Thank you.
about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo video e buona festa delle donne a tutte, tanti auguri di cuore. Allora, oggi non era previsto questo video perché di solito io lo pubblico di mercoledì, però ho deciso di pubblicarlo oggi perché appunto volevo farvi gli auguri e sarà sicuramente un video più corto, però ci tenevo comunque a pubblicarlo lo stesso e a ringraziarvi perché siete veramente sempre gentilissime con me, mi supportate sempre. E in ogni video mi scrivete e mi sostenete veramente sempre, quindi vi devo ringraziare di cuore a tutte voi una ad una e spero che oggi passerete una bellissima giornata. Per me ovviamente è lunedì 7 marzo e come avete visto prima ho fatto la torta mimosa, non poteva mancare, la faccio ogni anno perché è veramente buonissima, mi piace veramente tantissimo, ma anche a mio marito piace tanto e quindi la faccio ogni anno. Ovviamente vi ho fatto vedere come la preparavo, dato che mi dite sempre che vi piace vedermi cucinare. Quindi vi ho fatto vedere un po' la preparazione. Come avete visto ho preparato il pan di Spagna come base e questa ricetta ve la consiglio perché è veramente buonissimo. Con questa ricetta viene un pan di Spagna sofficissimo, proprio pieno di aria e potete utilizzarlo come volete per fare una torta di compleanno, come volete, ecco, è veramente veramente buono. Comunque vi lascio gli ingredienti scritti giù in descrizione così potete dare un'occhiata se vi serve e come avete visto sono andata a dividere i tuorli dagli albumi, ho montato gli albumi a neve con un pizzico di sale e un cucchiaio di acqua tiepida e dopo ho aggiunto i tuorli agli albumi montati uno alla volta alternandoli con lo zucchero e ho mescolato con una spatola o un cucchiaio di legno dal basso verso l'alto perché diciamo non si deve smontare il composto ma deve incorporare appunto abbastanza aria e poi infine sono andata a setacciare la farina, la frumina e il lievito appunto perché vengono montati gli albumi in questa ricetta. Il pan di Spagna è veramente sofficissimo, quindi ve lo consiglio perché è ottimo. Il pan di Spagna però l'ho fatto domenica perché di solito quando devo fare queste torte con le creme il pan di Spagna io lo preparo sempre il giorno prima perché dato che lo devo tagliare mi viene meglio prepararlo il giorno prima così si raffredda e si rassoda un bel po' e quindi oggi ho fatto la crema e ho appunto decorato tutta la torta. Spero che vi piaccia, fatemi sapere. Adesso l'ho messo in frigo così si rassoda un po'
domani la mangeremo, anche perché queste torte con la crema sono molto meglio il giorno dopo. È sempre meglio lasciarle riposare in frigo un bel po', perché il giorno dopo sono sempre più buone. Un altro consiglio che vi volevo dare: se avete visto, sono andata a montare la panna in una ciotola di vetro, perché io sento tantissime volte tanta gente che dice la panna non si è montata, è impazzita. Il trucchetto è montarla sempre in una ciotola di vetro. Ovviamente la panna deve essere fredda, quindi dovete toglierla ovviamente dal frigo. Però montatela sempre in una ciotola di vetro, perché se andate a montarla in una ciotola di plastica, tante volte la ciotola di plastica magari può rimanere unta di qualcosa, perché magari la volta prima ho impastato le polpette, quindi è rimasta, anche se l'ho lavata, però magari è rimasta unta. E quindi il motivo per cui la panna non si monta è questo. Quindi in una ciotola di vetro sicuramente andate sempre sul sicuro. Io infatti la monto sempre nella ciotola di vetro e in un attimo si monta subito, ecco. Quindi volevo darvi questo piccolo consiglio. Comunque, sotto l'ultimo video dello svuota la spesa Lidl vi avevo detto che dei cornetti alla nocciola, vi avevo detto che dovevo provarli perché non li avevo mai assaggiati. Li ho fatti domenica mattina ed erano veramente buonissimi, ma veramente deliziosi, quindi penso che li prenderò sempre. Li ho cotti nella friggitrice ad aria che sto provando e che vi parlerò tra qualche giorno, e sono venuti deliziosi, devo dire. Li ho cotti a 170 gradi per 20 minuti e erano veramente veramente buonissimi, quindi sicuramente lì quando tornerò li riprenderò sicuro, anche perché il prezzo non è neanche così male, perché 4 cornetti, che sono anche abbastanza grandi, li ho pagati 1,99 euro, quindi il prezzo è ottimo. Comunque ragazze, io adesso vado a sistemarmi un po' la cucina perché ho lasciato un macello, però prima volevo aggiungere una cosa nel mio angolino vicino alla macchinetta del caffè. E quindi vi faccio vedere un attimo quello che voglio aggiungere, e devo vedere anche come sta, perché non lo so, devo provare. E comunque vi faccio vedere e ci vediamo dopo. Allora ragazze, ecco qui quello che ho aggiunto. Ho voluto mettere questo barattolino con i cucchiaini perché vedo tantissimi video sia su Instagram che su TikTok dove hanno appunto questo angolino caffè con i cucchiaini, e mi hanno dato l'idea appunto di metterlo anche io, anche perché i cucchiaini che ho sono anche molto carini. E questi qui li avevo presi in un negozio a Ferrara nel periodo di Natale. Comunque diciamo si abbinano anche molto bene con tutto il resto. I cucchiaini sono questi qui, piccolini, sono molto molto carini. Ce ne sono 5 perché uno è in lavastoviglie. Comunque mi piacciono molto, così almeno ce l'ho qui a portata di mano. E spero comunque di avervi dato anche magari un'idea per il vostro angolino del caffè. Mi chiedete anche sempre dove ho preso questi sottobicchieri, scusate. Allora, questi qui sono di Ikea, solo che mi sembra che adesso non ci sono più, perché proprio li hanno tolti. Da Ikea comunque hanno tolto tantissime cose carine, non so perché, però tantissime cose le hanno tolte. Quindi questi qui mi sembra che non ci sono più, però ci sono molto simili e sono di sughero, che sono secondo me anche molto carini. Quindi in caso, se li cercate, ci sono, però di sughero, non in legno, così in bambù, voglio dire. Spero quindi di avervi dato anche a voi un'idea per il vostro angolino del caffè.
Quindi ragazze, io chiudo qua questo video perché altrimenti non riesco a montarlo, così mi metto subito al lavoro. Spero che vi abbia fatto piacere vederlo, vi faccio ancora tantissimi auguri, vi mando tanti baci e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!